Benvenuti a tutti. Quest'oggi faremo una chiacchierata con Giuseppe Novello. Giuseppe Novello è uno dei nostri ex collaboratori, uno di quelli che ha partecipato alla creazione di Lapsus, più o meno 10 anni fa, poco più di 10 anni fa, e quindi è un po' anche la memoria storica della nostra webzine. Lo salutiamo e vorremmo chiedergli qualche cosa, nel senso, come hai cominciato, i primi articoli, magari lo facciamo dire da lui stesso. Sì, ciao Davide, innanzitutto grazie per questa chiacchierata. Siamo vecchi amici, per cui mi fa sempre piacere parlare di Elapsus. Elapsus, la collaborazione è nata quando io tornai dal Sud America. C'è stato un lungo periodo dove ho vissuto in Ecuador. Tornando, ci siamo rincontrati, un po' di vecchi amici. Davide mi parlò di questo progetto che già era in corso, insomma era già nato, era appena nato e io in quel periodo sentivo proprio l'urgenza, l'esigenza di, insomma, di raccontare un po' delle storie da un punto di vista diverso che avevo vissuto, storie legate chiaramente al Sud America, ma anche articoli legati a tutte le mie esperienze, quindi dovevo dato un focus, ho concentrato il mio interesse verso alcune cose, allora diciamo sentivo l'esigenza di doverle divulgare in qualche maniera. E così è nata, diciamo, questa bella collaborazione. Sì, perché poi io mi ricordo i tuoi articoli musicali, oltre a quelli legati ai tuoi viaggi in Sì, Sud articoli America. musicali, anche articoli politici, per Sì, esempio, ci sì, sono articoli su Evo Morales. sì. Sì. Articoli chiaramente legati alle esperienze amazzoniche, articoli di tutti i tipi, sì, musicali però di un certo tipo, di autori magari italiani conosciuti all'estero e sconosciuti completamente in Italia. Ecco, tutto questo comunque è stato il retaggio di, insomma, di esperienze dirette che ho scoperto strada facendo. Ecco, un percorso, devo dire, interessante di esplorazione. E in funzione del fatto che avevi scritto quegli interessanti articoli sui tuoi viaggi in Sud America, abbiamo pensato di raccontarli in maniera molto più estesa, perché hai davvero una quantità sterminata di storie in carne viva che hai vissuto tu direttamente, quindi abbiamo pensato che se ne può chiacchierare tranquillamente e abbiamo tutto il tempo per poterlo fare. E quest'oggi ci hai chiesto di parlare del Messico. Intanto, quando hai fatto questo viaggio, quanto tempo è durato? Dici tu. Allora, sì, tra tutti i viaggi che ho fatto, diciamo che il Messico è stato un viaggio iniziatico in qualche maniera. Quello che mi ha trasportato dall'Europa, che avevo girato, diciamo, già abbastanza bene, lungo e largo, ho vissuto pure in Francia e Spagna, insomma, avevo fatto tante esperienze. Ci voleva, insomma, il trampolino di lancio, cioè quello che ti lancia fuori, ti fa attraversare un oceano e ti catapulta in una cultura completamente diversa. E l'opportunità è nata grazie ai miei amici spagnoli, fondamentalmente, che mi mandarono un'email nel lontano 2004, esattamente nel 2004, dicendomi che dovevano andare a fare un'esperienza lavorativa in Messico e che mi invitavano semplicemente ad andarle a trovare, più o meno. Era ancora il periodo degli albori di internet, per quanto mi riguarda, era ancora super costoso. Sì, ce l'avevo a casa, però appunto non esistevano Era a ancora gli tempo, sì. smartphone, era tutto cartaceo. E quindi, insomma, quella semplice mail mi ha scatenato un sacco di voglia di partire, anche perché stavo vivendo un periodo abbastanza, diciamo, strano della mia vita, perché stavo facendo un dottorato di ricerca di cui ero abbastanza disinnamorato per problemi vari e quindi ero entrato un po' in crisi. Dovevo scrivere una tesi che non mi andava, non sapevo che fare della mia vita in quel momento e quindi, diciamo, è stata un'ottima opportunità per iniziare. Questo è stato, diciamo, il là che mi ha spinto a fare questo viaggio. Un'altra premessa importante è che, a differenza di tante persone che comunque viaggiano
per turismo, anche fanno i viaggiatori stessi, diciamo, il mio punto di vista perché è particolare? Perché sono fondamentalmente uno che è stato sempre impegnato nei centri sociali, che ha suonato in tante metal band, che ha partecipato a fanzine musicali, quindi diciamo una visione se non altro più punk del viaggio, quindi proprio senza programmi, senza una lira, cercando di vedere dei luoghi dove mi ospitassero, magari legati appunto a situazioni politiche, anche di tensione, insomma, sicuramente non un viaggio solo per vedere le piramidi Maya, Aztec, insomma, era ben altro lo scopo del viaggio. E niente, quindi diciamo che mi piace parlarne perché è un viaggio iniziatico e perché mi ha aperto, mi ha illuminato, in un certo senso ha cambiato il corso totalmente della mia vita. Se vuoi, partiamo. Che ne pensi, Davide? Direi di proprio di sì. Ok, niente, una volta ricevuta quest'email, che succede? Che io fortunatamente stavo lavoricchiando, stavo facendo per pagarmi l'affitto e cercare di finire questa maledetta tesi di dottorato, insomma, avevo raccolto un po' di soldi. Quindi a un certo punto faccio questo biglietto per il Messico, direzione Città del Messico, con insomma, il volo era Catania, Amsterdam con Alitalia e poi si cambiava con KLM per arrivare fino a Città del Messico. Da lì sarei dovuto arrivare poi in qualche maniera fino a Guanajuato, nel nord del paese, non troppo distante da Città del Messico, per andare a trovare questi miei amici. Quindi io che faccio? Mando un'email, gli dico che avevo preso questo biglietto e loro mi aspettavano. Da quel momento la comunicazione era interrotta perché io ho un semplice Nokia, non potevo prendere schede internazionali, non potevo fare niente, potevo arrivare solo lì più o meno nel giorno prestabilito. Ma E avevi quindi un indirizzo almeno dove avevo presentarti? l'indirizzo, sì, avevo l'indirizzo, però era un indirizzo messicano, cioè insomma era un più o meno, perché c'era una porta dove suonare, c'era anche una specie di campanello, insomma ho preso più informazioni, gli appunti proprio. Addirittura. Ed ero partito con uno zaino, questo è importante dirlo perché poi in seguito si capirà, con uno zaino gigante, perché io partivo per un mese, sì, il biglietto era proprio un mese di viaggio esatto, 30 giorni, e quindi dentro di me c'era sempre quella paura europea, quindi avevo bisogno un po' di tutto, no? Un mese, dove andrò, che farò, boh, quindi avevo uno zaino di ben 70 litri, quindi bello grande, con un sacco di roba dentro, di tutto, di più, tra cui anche, diciamo, diversi dischi punk italiano, tipo Negazione, Wretched, Nerorgasmo, perché era molto, il Messico ascolta molto metal, punk hardcore, e quindi era un'opportunità per scambiare materiale discografico fondamentalmente. Mi ero già appuntato un paio di posti dove poi sarei voluto andare, soprattutto a Città del Messico. E quindi, insomma, mi faccio sto zainone e lascio al mio coinquilino, un altro lavoratore, nonché carissimo amico mio, diciamo, l'email, i contatti, dicendo che se ci fosse stato qualche problema, eventualmente lui era il mio unico contatto, perché i miei genitori a quei tempi neanche usavano l'email, non sapevano neanche cosa fosse. E quindi il mio unico legame con l'Italia, il mio unico numero di emergenza, appunto, era sto mio amico, che tra l'altro un altro fuori di testa, che organizzava concerti per cui affidabilità zero, però caro amico, e allora partiamo, basta, partiamo all'avventura. Il viaggio si prospetta già complicato all'inizio, perché io parto da Catania, con un volo Alitalia in ritardo di 3 ore, quindi arrivo praticamente già nel panico ad Amsterdam, per cercare di prendere il transfer, ma l'aeroporto gigante e le 3 ore di ritardo, insomma, mi fanno saltare già la coincidenza. Rimango come un pero ad Amsterdam, così com'ero, senza niente, con uno zainetto, perché poi lo zaino grande era già imbarcato per Città del Messico, perché c'erano due viaggi linkati, quindi erano. Quindi io nel panico già ho detto, come faccio?
vado allo sportello Alitalia, fortunatamente ancora c'era lo sportello Alitalia, gli spiego la situazione e incredibilmente mi dicono che mi sarei potuto imbarcare nel prossimo volo il giorno seguente, esattamente alla stessa ora. Mi danno un voucher per un hotel lì ad Amsterdam e io già mi ritrovo senza niente, senza bagagli, senza niente, lì come un pero da solo. Tra l'altro, rimuginando il fatto che già ho perso il primo appuntamento, l'unico serio che avevo, cioè quello di arrivare a casa dei miei amici, che non sapevano nulla di sto volo perso. E quindi allegramente decido di prendere la metropolitana, andare centro ad Amsterdam, passarmi la serata. E l'indomani, finalmente rimbarco. Mi imbarco e andiamo sull'aereo. Inizia già il mio primo, diciamo, shock culturale, perché era pieno di messicani che tornavano, che ne so, lavoravano in Europa, quindi super chic e quant'altro, che appena io inizio un po' a parlocchiare, perché io già parlavo, diciamo, spagnolo, perché ero stato già in Spagna, quindi diciamo ero facilitato nella lingua, e sti tipi dicendo: ah, io devo andare a trovare questi miei amici a Guanajuato, arriveremo di sera, devo prendere il bus notturno, la metropolitana, e questi continuano a dirmi: ma sei pazzo, ma sei pazzo. Ma sei da solo? Faccio sì, perché qual è il problema? No, Città del Messico è super pericolosa, io la metropolitana non la prenderei mai, ste robe di sto tipo. Ho detto: ma questi sono messicani, perché, e mi mettono paura a me, perché giustamente erano altolocati e quindi diciamo che avevano una visione del Messico ormai vivendo in Europa super pericolosa, super tragedia. Quindi io già arrivo praticamente nel volo senza valigia, con un volo perso, senza appuntamento, e con questi che continuano a terrorizzarmi sul fatto che ero un pazzo scatenato andare lì. Io a quei tempi avevo tipo 28 anni, neanche 30 anni, quindi insomma giustamente mi prendo male, ma tant'è che non avevo possibilità. Tra l'altro avevo pochissimi soldi, più o meno avevo 300 euro e mi dovevano bastare per tutto il viaggio. Quindi non avevo idea neanche di dove sarei andato, perché non potevo fare programmi. Non avendo una lira, ho detto: vado dai miei amici, poi come si vede, come viene si prende. L'unica cosa, sapevo che dovevo fare un passaggio a Città del Messico prima o poi, perché avevo sta distribuzione, queste robe qua, insomma, dovevo passare da un posto dove poi per fortuna ci sono arrivato. Niente, arriviamo a Città del Messico e inizia la prima avventura. Sto coso gigante, dovevo recuperare a Città del Messico, uno degli aeroporti più grandi del Sud America, il mio zaino, che era arrivato il giorno prima chissà dove. Quindi già primo casino, perché non solo arrivo di sera, arrivo pure che devo recuperare sto cavolo di zainone. E inizio a cercare uffici, depositi, smarrimenti, un delirio, ma incredibilmente ritrovo il mio zaino. Perfetto, primo problema risolto. Ovviamente non ho una scheda messicana, era pure sera, non potevo avvisare a nessuno, e quindi niente, esco all'aeroporto, prendo la metropolitana che tutti mi avevano sconsigliato, delirante ovviamente, piena di gente lì, un sacco di gente giustamente che ha problemi anche di salute, deve chiedere i soldi, quindi c'è un sacco di gente mutilata, storpia, eccetera, eccetera, che diciamo continuamente a me cercavano soldi, perché ero l'unico europeo in quel momento di sera messo lì e cercava di sopravvivere in qualche maniera. Cioè, tu parli Niente. all'ingresso della metropolitana o dentro, nei Dentro, vagoni? ovunque, perché Ah. insomma sta metro poi a porte sottoterra, porte fuori, sai com'è, la città è Sì. immensa, una città veramente immensa, la Città del Messico. Quindi comunque non l'ho prevista, perché secondo il mio programma comunque era passare gli ultimi giorni lì, quindi diciamo bypassarle all'inizio. E niente, arrivo alla stazione degli autobus, prendo st'autobus di sera, tardissimo, saranno state le 10, ci metteva tipo 3 orette, e quindi diciamo verso mezzanotte, 1 di notte sarei arrivato lì. Sempre tutto questo senza che i miei amici spagnoli sapessero nulla dell'orario dell'arrivo. Ho detto: spero e mi apro. E niente, arrivo finalmente di notte lì. E un tassista giustamente a Guanajuato mi fa: ah, un gringo di notte, sempre per questa storia, sempre del tutto pericoloso, qua là, perché giustamente io pensavo che mi volesse vendere la corsa in taxi, e nella mia ingenuità, diciamo di europeo, io mollo subito perché ero senza una lira e me la faccio a piedi,
sempre con tutte, comunque gente sempre si avvicinava perché giustamente mi vedevano lo zaino europeo di notte perché era tipo l'una di notte. Ma scusa, Comunque una quando sono domanda, questa dimmi. città è grande, piccola, che dimensione ha più o meno? Allora, Guanajuato è una città di medie dimensioni, quindi non è grandissima, ha un bellissimo centro storico, tra l'altro c'è un sacco di tunnel perché era una ex miniere, quindi è una Ah. città stranissima, basata su tunnel, su cose lì anche è narrata la storia del Don Chisciotte, c'è solo Don Chisciotte dappertutto, insomma è legata anche a questo, infatti Don Chisciotte, non perché Don Chisciotte è stato lì chiaramente, Certo. perché cita. Per esempio, lì vicino c'è Potosí, per esempio in spagnolo dire una grande ricchezza è come dire come un Potosí, perché proprio là c'erano miniere estrattive in Sì, quelle zone lì, sì. quindi sono citato addirittura all'alba dei tempi. Fatto sta che centro storico molto bello, però come sempre io là inizio a capire la situazione, diciamo, messicana, lì non sei un posto prettamente turistico, eh. Cioè, posti, cioè, già il Messico è grande, poi i posti sono appunto Yucatan, Puerto Escondido, Oaxaca, alcune città chiaramente, altre sono completamente bypassate, tra cui sta Guanajuato. Praticamente c'ero solo io come turista. Comunque, suono di notte e mi aprono, perché comunque erano ragazzi giovani, quindi sapevano che prima o poi, ovviamente loro preoccupatissimi, mi aspettavano il giorno prima, che è successo, già avevano pensato il peggio, ah, ma non è che sei arrivato a Città del Messico e ti hanno rapito, ti hanno rapinato, insomma di tutto di più, ma comunque arrivo a destinazione. Passiamo un paio di giorni a vedere la città e a capire un po' come dover proseguire il viaggio, perché onestamente non avevo molta idea, quindi gli chiedo, essendo comunque di attitudine molto punk, ho detto: senti, ma qua viaggiare in maniera economica, a parte autobus e qualcos'altro, si può fare? E loro dicono: ma certo, qua c'è mezzo Messico che viaggia in autostop, capito? Lo fanno tutti perché qua molti non hanno soldi, soprattutto i camionisti caricano chiunque, bla bla bla, insomma, mi spiegano un po' i rudimenti. E ho detto: ma diciamo, un po' farò in autobus, un po' magari provo a fare questa soluzione dell'autostop. L'avevo già fatto in passato in Europa, non è che era la prima volta, diciamo, non è che era un'esperienza nuova, era un'esperienza nuova là, perché giustamente non sapevo. Comunque, ci fu il colpo di scena. Uno di questi miei amici dice: ah, ma domani arrivano altri miei tre amici spagnoli che si faranno un giro per il Messico, fanno campo base qui un giorno e poi io li accompagno fino a una certa città. Questa città era Morelia, quindi un po' più avanti, nello stato di Morelia. E io dico: va bene, perfetto, andiamo insieme, così almeno fino a quel punto, diciamo, viaggiamo, poi io mi faccio i miei giri. Benissimo, così fu. Arrivarono questi tizi qua, ci conosciamo, questi altri tranquilloni, ma sempre i spagnoli sono sempre molto festaioli, questi ancora più all'arrembaggio di me, con una bella tenda arrivano: ah, noi pure vogliamo campeggiare, vogliamo andare in un posto, esaltatissimo, ho detto: wow, che figata, sono in compagnia. Mi accorgo questa situazione. Niente, dopo un paio di giorni, Guanajuato e dintorni, ci cioè, siamo girati abbastanza bene, partiamo in autobus, ovviamente, tutti insieme, fino a questa città di Morelia, abbastanza tranquilla, eccetera, eccetera, e poi proseguiamo verso un paesino di passaggio, perché le distanze sono abbastanza lunghe, quindi ti fermavi un po' dove potevi, anche con l'autobus, non c'erano sempre le coincidenze, ogni seconda, e decidiamo di andare in un paesino intermedio, che si chiama Santa Clara del Cobre. Il Cobre praticamente è tipo l'ottone, ok? Quindi era tutto fatto in ottone, la città dell'ottone, appunto perché là c'erano miniere estrattive, cose, quindi insomma avevano diversi metalli che potevano lavorare, fondere, fare leghe e quant'altro. Quindi c'era sta città dell'ottone. Ci fermiamo lì, era proprio un paesino sperduto, eh? Era tappa intermedia. E questi geni, siccome lì vicino c'è una specie di laguna, che è il lago, ma loro la chiamavano laguna, anche abbastanza grande, devo dire, viene la felice idea a questi qua di fare una nottata in tenda, perché pure questi qua erano mezzi squattrinati, e decidiamo di campeggiare sulle rive di sto lago. E tra l'altro era abbastanza appartato rispetto al paesino, così abbiamo detto: ah, così non ci rompe le scatole nessuno, e ci passiamo la serata into the wild. Benissimo.
tutte queste cose che sto parlando, di cui io sto parlando sono tutti sbagli che ho accumulato uno dopo l'altro, perché appunto venivo io dall'Europa, ok, campeggi, tranquillo, non c'è nessun divieto, il paesino è piccolo, ecco, tutte queste cose proprio sono le cose da non fare, poi ho capito, assolutamente nessun paese latinoamericano, cioè il campeggio è una cosa super rischiosa, soprattutto se sei più isolato in un paesino, quindi meno. Comunque, in più, non contenti, questi tipi, essendo spagnoli, ovviamente, che cosa vogliono fare? Il famoso botteglion, cioè comprare, che ne so, le schifezze che fanno loro. Tipo si comprano super alcolici, tipo il rum, in questo caso tequila, perché giustamente là costava niente, mischiarlo con cose improponibili, tipo Coca-Cola, o queste miscugli tremendi che non ho mai amato neanche quando ero in Spagna. Per fare sta roba e quindi fondamentalmente ubriacarsi, cioè proprio il bottiglione è fare festa così, sparare due fesserie e ubriacarsi. E così è stato, compreso me, giustamente facciamo la festa, che bello siamo in Messico, festeggiamo una settimana di viaggio, bla bla bla, insomma ci ubriachiamo, eccetera, eccetera, e ce ne andiamo a dormire, ok? E lì diciamo che ci fu il colpo di scena, ecco, il primo vero colpo di scena, perché ci mettiamo a dormire, quindi immagina, loro erano quattro, perché erano tre sti suoi amici spagnoli, il tipo che li stava accompagnando che viveva a Guanajuato e io infiltrato, perché era per quattro, quindi eravamo compressi cinque là dentro, tanto era la notte, e abbiamo messo, chi ha messo gli zaini un po' davanti, chi dietro, comunque gli zaini erano tutti rivolti, diciamo, verso l'esterno. Io, per spirito di sopravvivenza, comunque, per fortuna non tendevo a lasciare né soldi né soprattutto il passaporto, che è la cosa più importante, ecco, in tutti i viaggi, in tutte le cose rocambolesche, il passaporto è la cosa a cui devi tenere di più, te la devi tenere sempre incollata, girare sempre una fotocopia, perché se perdi quello sei veramente nei guai. Quindi, diciamo, tutte queste robe, quanto meno soldi, passaporto, ce l'avevo sempre con me anche mentre dormivo. Comunque di notte, boh, saranno state le 4 del mattino, io stavo dormendo perché giustamente c'erano pure ubriacati, bottiglione, e sento delle voci tipo gridare di notte, cabrone, cosa è puto, succede un bordello, insomma nel cuore della notte, giustamente in questo caos, tra l'altro non c'era una luce, che cosa era successo? Era successo che erano arrivati di notte con un pick-up, tipo tre uomini, ovviamente, bendati, tipo, diciamo, col passamontagna, col macete, che avevano tranquillamente spaccato la tenda, hanno fregato degli zaini, giustamente ci hanno pure minacciato, benvenuti in Messico, e insomma. A un certo punto, secondo me, il culo, la fortuna è stata che questi, insomma, ci hanno visto che eravamo quattro scappati di casa, sono presi gli zaini e se ne sono scappati. Cioè, per fortuna, comunque, non è successo altro. Niente, giustamente, completamente traumatizzati da sta storia. Si fa l'alba, si fanno le 7 del mattino e siamo tutti lì, diciamo in qualche maniera sconvolti, che giustamente prima di tutto abbiamo rischiato grosso, dopodiché erano rimasti senza niente, senza niente. Tra l'altro nello zaino io avevo il biglietto di ritorno, quindi ero senza Incredibile. biglietto, ok? E in pratica si rimaniamo scioccati tutti, io, i tipi, si era salvato solo uno zaino di un tipo perché si era messo in fondo da fare come cuscino e non l'hanno visto nel buio, gli altri si eravamo presi tutti, chi aveva soldi, chi aveva questo, chi aveva l'altro. Quindi cosa decidiamo di fare? Ovviamente, come tutte le persone normali, decidiamo di andare alla polizia, quindi aspettiamo un attimo che si fanno le 8 del mattino, arriviamo in questo paese sperduto, ripeto, quindi pure molto povero. Arriviamo a quello che chiamano la casetta delle polizie, cioè la baracchina dove ci stanno i poliziotti. Questi poliziotti entriamo, era una baracchina che sembrava una specie di mangiatoia, cioè tutto chiaramente muri di fango, c'era solamente una scrivania, una sedia e le cassette di frutta per sedersi, tipo, a fare in questo senso la denuncia. Arriviamo tutti,
E gli diciamo l'accaduto, no? Sono arrivati questi, ci hanno minacciato col macete, si sono fregate le cose, eccetera, eccetera. E tipo ci guarda impassibile. Ha detto: va bene, andiamo a cercare le vostre cose. E quindi esce semplicemente sto poliziotto con una specie di, non lo so come definirlo, un fucile a canne mozzo, comunque un fucilone di questi qui pazzeschi che hanno in dotazione sti militari messicani. Lui giustamente con l'antiproiettile, cosa pensa bene di portarci in giro per il paese, capito? A chiedere alla gente così che passava: ah, ma siete stati voi, ma chi può essere stato, capito? Sta fucile in mano. Quindi giustamente la gente ci guardava e diceva: ma chi sono sti gringo, capito? Sti stronzi che minchia vanno in giro con la polizia a minacciare la popolazione. Quindi cioè, noi ci siamo sentiti ancora messi peggio con sto poliziotto che andava in giro a fare nulla, farci vedere praticamente a noi che stava facendo qualcosa, ma la verità è che se ne stava fregando e che in realtà la gente del posto iniziava pure a guardarci male. Quindi giustamente noi abbiamo detto: sai che c'è? Lasciamo perdere, facciamo la denuncia perché ci serve per riavere i biglietti. Chi doveva andare in ambasciata perché aveva Certo. perso il coso, il passaporto, un casino. Torniamo alla casetta della polizia e abbiamo detto: vabbè, dai, stiliamo questa denuncia. Il poliziotto candidamente ci dice: no, sono analfabeta, ok? Meraviglioso, sono analfabeta. E va. L'unica maniera per fare la denuncia è farla scrivere dal sindaco, perché è l'unico che ha anche una stampante per poter stampare questa famosa denuncia. Quindi non esisteva anche una fotocopia, niente, ragazzi, manco una penna. Quindi ovviamente tutta la delegazione, cioè gli spagnoli più me, arriviamo dal sindaco che si presenta, si scusa per l'accaduto, bla bla bla, una città tranquilla, insomma. Il suo discorso politico, dopodiché ci fa accomodare nella sala, insomma, nell'ufficio suo del sindaco, che era, diciamo, devo dire, tutta un'altra storia. Era sistemato, c'era la stampante ad aghi di 200 anni fa, ma funzionante. Insomma, lui scrive questa denuncia, fa una copia per ognuno, che ci siamo tenuti stretta e mi è servito un casino, e basta. E cioè, a quel punto la compagnia dell'anello si scioglie perché giustamente quello se ne stava tornando e aveva perso tutto a Guanajuato, i loro amici hanno deciso di andare a Città del Messico, io rimango in questo paesino a decidere il da farsi. Che faccio? E niente, decido di proseguire verso la costa, verso il Pacifico, perché comunque i miei amici mi hanno detto che c'era un posticino molto bello, molto economico, dove potevo passare qualche giorno. Io non avevo mai visto il Pacifico e quindi mi dirigo verso Maruata. A Maruata è te questo. erano rimasti i soldi, però, tu non avevi I perso soldi mi niente. erano rimasti e mi era Sì. rimasto il passaporto, quindi devo dire che avevo una base economica, ma erano dei soldi esigui, quindi non potevo spendere chissà che, perché voglio dire, 300 euro per un mese, già un po' me l'ero giocato con i primi autobus. Avevamo dormito fuori una notte, poi vabbè, io cercavo di risparmiare appunto con questa storia della tenda, ma andò malissimo. Ma c'ho delle foto in cui ci dividiamo tre zuppe messicane in cinque, insomma, proprio eravamo proprio veramente punk come situazione. E quindi con questa denuncia io già in paranoia, perché ho detto: beh, ora devo recuperare il biglietto di ritorno, quindi devo sempre sta cosa, quindi ho detto: devo anticipare il ritorno a Città del Messico per poter risolvere sta roba qua. Certo. Quindi, e nel frattempo decido di proseguire con l'autostop per poter avere una sicurezza. Nel frattempo, devo dire che dopo lo shock iniziale di rimanere assolutamente senza niente, cioè solamente con quello con cui era addosso, piano piano si instaura una sensazione di leggerezza. Ho detto: ma a questo punto cos'altro mi potrà mai succedere? Lo zaino me l'hanno fregato. Non ho niente, mi sento libero. Quindi una cosa incredibile che dalla perdita degli oggetti, perché c'ho pure, che ne so, magliette care, non me lo posso spiegare, io mi porto in viaggio magari magliette storiche di gruppi metal che mi piacevano, introvabili, cavolate che però per me avevano un valore sentimentale. Avevo salvato pure qualche disco, perché sta cavolo di distribuzione dei dischi, i
di CD, materiale vario, erano un giovanetto a parte, quindi avevo il superfluo. Mi erano rimasti sti CD che volevo distribuire, comunque volevo scambiare in un mercato che poi racconterò più avanti. Quindi avevo qualcosina e ce l'avevo, ma era uno zainetto e niente, cioè non un ricambio di intimo, una maglietta, non avevo niente. Quindi mi sento leggero, stranamente, dopo il panico perché ero super nervoso. E quindi così, con questa leggerezza, decido di affrontare l'autostop, anche se avevo capito che la situazione in Messico era, diciamo, non come l'Europa, ma è stato un bel pugno nello stomaco. Comunque, lì in un internet point, tra l'altro, si instaura queste mie email deliranti col mio unico contatto che avevo in Sicilia, cioè il mio amico, perché immagino la prima email è stata da Amsterdam dicendo ho perso l'aereo. Quindi già il mio amico preoccupato. La seconda mail era: mi hanno derubato a Santa Clara del Popre. Quindi quello era giustamente in preoccupazione, che era l'unico mio contatto, e poi per qualsiasi problema avrebbe dovuto contattare la famiglia. Quindi mi ha detto: ma senti, ma devo fare un viaggio tranquillo. Io ho detto: ci sto provando. Comunque, vado in autostop e devo dire, mi prende una famiglia tranquillissima con dei bambini super gentile. Per alcuni tratti, cioè la cosa era semplice. Lì in Messico, diciamo, autostop si dice calando dedo. Calando significa proprio alzando il dedo, anche se il verbo è verso giù, significa proprio scuotere il dito, calando dedo. E in pratica ti devi mettere l'uscita dai paesi, metterti lì come un'è, spesso e volentieri scrivere la destinazione, cosa che non beccavi mai. È inutile che mettevi destinazioni troppo lontane, passavi da paese a paese. E ti accollavi un po' quello che ti dà, diciamo, quello che la gente ti diceva, ti raccontava. Lì ho scoperto, nel nord del Messico, nel sud non l'ho mai visto, che giustamente posto caldo, i bambini, perché si attraversa una zona desertica, perché lì siamo già, diciamo, non troppo lontano da alcuni deserti, quello di Sonora. E in pratica anche i ghiaccioli avevano sopra, a parte una salsina piccante, cioè pazzesco, cioè qualsiasi cosa, anche il gelato è piccante. Ti prendevi due patatine, che ne so, salate, oltre il sale c'era il peperoncino da mettere, proprio fissati con sto piccante, che dopo una settimana stavo proprio malissimo con sto piccante maledetto. Arriviamo comunque finalmente a Maruata, e lì mi si aprono le porte del paradiso, perché era l'immaginario di quello che tu avevi in mente del Messico, cioè una spiaggia da urlo, frastagliato con delle rocce, una natura pressoché incontaminata, pressoché, ho scoperto che, insomma, così non era più di tanto. E alle spalle si perdeva una boscaglia secca. In Messico, in quelle zone, c'è boscaglia secca, dove all'interno c'era tranquillamente una comunità di messicani, di queste qui indigene, comunque native, che per i loro rituali praticamente coltivavano a perdita d'occhio marijuana fondamentalmente, e avevano un permesso speciale, quindi non è che la potevano vendere o roba di questo tipo, avevano un permesso speciale, cioè te ne rendevi conto perché era ovunque fondamentalmente, per i loro rituali e quant'altro. Ma ovviamente questo attirava un sacco di fricchettoni, quindi ho scoperto che quel posto era comunque un posto frequentato da quelli, sai, alternativi, insomma, facevano festoni e quant'altro. Cioè, scusa, che religione erano? Era una religione, un gruppo No, non è una religione, sono dei rituali fondamentalmente, che in questo caso prevedono l'uso, diciamo, della marijuana per il contatto, no? con la divinità. Ma sì, divinità, che poi lì sono tutti legati alla Pachamama, cioè alla madre terra. Quindi quando si parla di divinità si parla comunque di natura. È, diciamo, una cosa che è comune a tutte le civiltà del Sud America, cioè retaggi aztechi, Mayam, se vuoi Inca, Preincaici, tutte le comunità, ma anche in Amazzonia, ovunque, da io dall'Argentina al Messico, ho fatto questi famosi rituali della Pachamama. Ce ne sono tanti, c'è il Temascal. C'è proprio il giorno dedicato alla Pachamama, dove si fa un buco a terra, si mettono delle offerte, dove è sempre presente il tabacco, per esempio, il fumo è un tramite. Quindi anche lo sciamano in Amazzonia,
ha una specie di sigaro chiaramente fatto con del tabacco che c'è lì, in questo caso, che ne so, questa comunità lo faceva tramite la marijuana, fumandola proprio, ma non è che la fumano tutti, chiaramente c'è il tramite, lo sciamano, Sì. il bruco, che è lo stregone, dipende dalla figura e dal tipo di rituale. Quindi è una cosa abbastanza comune, eh? Ci mettono anche spessissimo le foglie di coca perché sono un simbolo di ricchezza. Io ho fatto pure un articolo sulle foglie di Sì, me coca che lo non c'entrano ricordo. nulla con la cocaina e quant'altro, che lì è una pianta che è stata sradicata dalle loro tradizioni proprio dai coloni europei. Quindi voglio dire, cioè noi abbiamo sempre una visione rivolta verso, ecco, un'altra cosa che bisogna capire è proprio questo. Io citerò spessissimo foglie di coca, marijuana, quello che è, perché è un contesto diverso. Non stiamo parlando del contesto, ricreativo di cui se ne fa in Europa. Noi la vediamo, no? Semplicemente come una droga, come Certo. qualcosa, che comunque, diciamo, cercano i giovani per sballarsi. Nulla di tutto questo. Cioè, tu dovete considerare tutte queste comunità, anche in Colombia, per dire, paesi dove, diciamo, c'è questo retaggio, no, del narcotraffico, quanto vuoi, tutto questo è super mal visto nelle comunità, eh? Cioè, non è che tu puoi fumare o puoi fare uso di droghe tranquillamente perché lì la coltivano, perché, diciamo, per questi rituali, anzi, loro si proprio si incavolano di queste robe qua perché vedono proprio snaturato l'essenza diciamo, del loro uso, no? Quindi voglio dire, nei paesi di appartenenza è mal visto. In Messico non puoi neanche fare pipì per strada, per dire, non ti puoi bere una birra per strada, è come l'America, la devi nascondere in un sacchetto o te la devi bere a casa tua. C'è molto puritano in questo, attenzione. Quindi, se lo dico è perché spesso e volentieri ti trovi in queste situazioni, ma ripeto, sono rituali e soprattutto l'uso del fumo in quanto fumo, che si genera un tramite per loro verso gli elementi della terra. Sono divinità, sì, ma sono divinità legate sempre agli elementi naturali, quindi non Sì. c'è altro in questo senso. Comunque, detto questo, giustamente ero, diciamo, in paradiso perché c'è questa comunità fricchettona, molto easy e quant'altro. Il mio campo base era un'amaca lungo la spiaggia, la pagavo solo pochissimi pesos, l'equivalente di 3 euro, dove avevo recuperato un sacco a pelo, che ce l'avevo perché ci dormivo nel sacco a pelo e mi era rimasto e basta. Fatto sta che lì un giorno, prima di andare via, perché sono rimasto diversi giorni, era economico, tranquillo, mi mangiavo pesce arrostito, stavo in buona compagnia, la sera c'era sempre un fuoco, qualche festicciola, finché un giorno decidono di fare, arriva un sacco di gente, un sacco di macchine, e scopro che lì avevano organizzato un mega rave. Okay? Su una spiaggia attigua ancora più isolata, e io ho detto: cacchio, questa è la mia occasione, me ne posso andare di qui a costo zero. Arriva una caterva di fricchettoni da fuori, ci sarà qualche fricchettone che torna da qualche parte. Quindi io vedo semplicemente sto rave, perché io non sono da rave, sono più da concerti, sto robe qua, e mi accorgo di una cosa allucinante: sto rave era autorizzato, quindi c'erano tutti questi qui che, insomma, ballavano, facevano, ovviamente, io mi aspettavo, chissà che combinavano, lì c'era la comunità che coltiva marijuana, saranno tutti sballati, invece c'era la polizia ovunque, in tenuta antisommossa, cioè con i fucili al solito, ma sta cosa mi è capitata pure nei concerti in Ecuador, in Colombia, da un sacco di parti, di avere situazioni super di divertimento, ma attorniato dalla polizia che appena ti muovi ti potrebbe anche sparare, una cosa stranissima. Comunque, fatto sta che comunque almeno un po' d'alcol circolava tranquillamente, perché è permesso, ovviamente, quindi insomma, più o meno là si ubriacavano tutti. Fatto sta che poi sto rave si svuota e io becco un passaggio di nuovo fino a Morelia, dove ero già stato, ma era un buono snodo principale per poi andare, diciamo, verso Città del Messico, perché ci dovevo tornare prima, ormai ero a 2 settimane che ero in giro, quindi non è che ho visto granché, anche perché voglio dire, non avevo un programma specifico, però l'ultima settimana mi serviva insomma, per risolvere tutti questi gran problemoni. Quindi, che succede? Che l'indomani sono in questo rave tutti svenuti, mezzi morti, eccetera, eccetera. Io decido, visto che avevano lasciato un po' di tutto, di andare a recuperare le macerie, cioè la roba che avevano lasciato, che magari mi poteva tornare utile per farmi un minimo di bagaglio, un minimo. E lì recupero da questo posto,
rave, distrutto il recupero, un paio di magliette, alcune più piccole, alcune più grandi di una, ancora ce l'ho, capito? Recupero una tovaglia nera, recupero un sacchettone della birra, lì si beve oltre la Corona la Modelo, questa birra Modelo che era, sai, per metterci le birre fredde, Sì. tipo completamente mezzo sfasciato, però si chiudeva la chiusura, è diventato il mio zaino di viaggio, sta cosa della birra tutta schifosa, sporca, con questi stracci, capito? Un paio di magliette, ripeto, sta tovaglia, ho beccato pure dei pantaloni nella tuta, perché non avevo niente, ragazzi, tra l'altro ho finito in un posto dove non c'erano manco negozi, perché ero su una spiaggia con la coltivazione dietro. E quindi niente, arrivo con un paio di ragazzi a Morelia, dopodiché da Morelia ci spostiamo a Città del Messico e cerco passaggio con altri ragazzi messicani per Città del Messico. Troviamo un passaggio su uno di questi tir pazzeschi, giganti, sai, di questi qui americani, che faceva tra l'altro una strada secondaria. Questo ci carica tutti, eravamo in totale 5. E insomma, facciamo strada, nel frattempo facciamo amicizia con questi messicani che mi confidano essere dei grafiteros, cioè di quelli lì che facevano i graffiti super alternativi e quant'altro, e che oltretutto mi avrebbero pure ospitato perché avevano un posto, un covo fondamentalmente, dove mi potevano tenere a me. Ho detto perfetto, quello che cercavo. Nel frattempo con questo camionista facciamo amicizia perché dovevamo fare un viaggio lunghissimo, erano diverse ore insomma, di strada, e io gli ho fatto un paio di domande e mi ha illuminato molto sul contesto messicano, tipo, perché i 300.000 pillole nonché sacchettini di cocaina accanto allo sterzo, che era una cosa che in altri tratti avevo già fatto con un paio di camion, ho saltato molto l'autostop perché ogni località era un'avventura. Perché in pratica, sti messicani, soprattutto i camionisti, che fanno? Gli danno un tot di soldi per pagare l'autostrada. E quindi loro che fanno? Decidono di non prendere l'autostrada, quindi prendere strade secondarie per risparmiarsi i soldi, l'autostrada è super carissima lì, però devono recuperare il tempo, quindi non possono dormire. Per non dormire iniziano a prendere di tutto, di più, tutto quello che gli bottano nei svegli, sicuramente non un caffè, quindi giustamente, diciamo, quelli sul piatto, ma persone pure adulte, con famiglia, cioè, voglio dire, è abbastanza diffusa sta cosa. Difatti vedo ogni tanto qualche camion tipo che in pieno rettilineo caduto su, che ne so, fuori strada, diciamo, che è successo? Tutti questi camion rotti, fanno, no, quello non ce l'ha fatta, sicuramente si è addormentato, sarà stato 2 giorni a guidare, c'è roba di sto tipo, quindi sono entrato nel panico, si addormenta questo, abbiamo finito. Quindi noi ci siamo guardati tutti e abbiamo parlato a macchinetta a turno, perché sto tipo chissà da quanto stava viaggiando. Comunque arriviamo in mattina, viaggiamo di notte, arriviamo in mattinata, c'è il Messico immenso, e il tipo mi fa, vabbè, vi porto tutti a casa mia a fare colazione. Passiamo dal suo camionista, facciamo colazione, ringraziamo. Dopodiché io vado con questi tipi e niente, ovviamente non è che guardo la strada, niente, non guardo proprio un bel nulla, perché giustamente l'ospitato mi sentivo finalmente risollevato, ho detto, ah, finalmente le cose girano, dai, devo solo recuperare il biglietto di ritorno. Comunque, arrivo da questi tipi qua in questa casa distrutta dove stava gente di tutti i tipi e quant'altro. Mi sta benissimo, con tutti i miei stracci lì. Usciamo la prima notte, ok, mi fanno girare la città di tutto di più e io inizio un po' a prendere confidenza col quartiere. Seconda notte, io ho i miei pochi stracci buttati lì, nonché il passaporto. Usciamo. E ragazzi, tutta la serata, tra una birra e l'altra, nel frattempo svevazzavamo, ragazzi, era ancora giovane, mi fanno, ah, stasera ti facciamo un regalo, stasera ti facciamo un regalo. Ho detto, ah, benissimo, mi aspettavo qualcosa di bello. Comunque, andiamo in giro, stanchi, morti, potevano essere le 2 o 3 di notte. Io non ce la facevo più, me ne volevo andare a casa. E quindi i tipi mi fanno, no, stai seduto qua insieme al nostro amico e noi facciamo una cosa e poi veniamo. Ma boh, quindi io mi bevo una birra aspettando sti miei amici, seduto chiacchierando allegramente con questo mio amico. Niente, a un certo punto, di notte, nel buio della notte, arrivano ben 2 volanti della polizia a sirene spiegate che arrivano, una da noi e una continua dritto da qualche altra parte. E ho detto, ma che sarà successo in zona? Ma con chi ce l'avranno? Questi scendono e se la prendono con noi. Ah, ma che state facendo qua? E
ora qua sta finendo male. Io non capivo, ho detto, ma sta finendo male perché gli incalzano con me. Ah, ti stai bevendo la birra in mezzo alla strada, è illegale, la devi coprire, è scoperta. E io ero seduto dietro un negozio, una vetrina che aveva tipo il vetro mezzo spaccato, cioè sei lineato. E mi fa: ah, vedi, ti possiamo accusare di aver tentato di spaccare questa vetrina. Ho detto: ma questi sono fuori di testa. Allora che si svelava il campo, torna l'altra macchina con gli altri due miei amici, già dentro la macchina. Dicendo, il mio amico mi dice a me: ah, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare, ci stanno portando in prigione. Casomai diglielo ai miei genitori, perché stavano accanto a sta casa dove stavamo noi. Io sconvolto, ho detto: ma questo è qua? E se ne vanno. E allora il tipo mi fa a me e al suo amico: vieni, vieni con me. Insomma, ci porta con la macchina poco lontana. E sti disgraziati che avevano fatto? Hanno fatto un murales, a quanto pare, in una struttura statale, insomma, una cosa di qualcun altro, insomma, una cosa illegale, e tra l'altro tutto graffittato, gli hanno messo pure il mio nome, Peppe Sicilia. Quindi era una prova, capito? Io ero appaleato, morto, ho detto porca, e dentro di me già ho detto: mora, come glielo dico a mia madre, tutto questo, capito? Niente, fatto sta che all'altro mio amico spagnolo hanno chiamato un altro, scusa, messicano, hanno chiamato un altro volante e se ne sono andati. Lui nel frattempo mi ha detto: mi raccomando, non ti preoccupare, è una cosa che succede, non è la prima volta, tranquillo, cerca di tornare a casa che ci sono gli amici miei che ti aprono, perché lui era convinto che a me non mi facessero niente. Ma io ero completamente scioccato, devo essere sincero. Comunque, questo un poliziotto rimane con me e mi dice: sali in macchina, ti portiamo in prigione. Io giustamente mi crollo il mondo addosso, ho detto: merda, mi devono portare in prigione, messicana, ragazzi. Io ero veramente sconvolto. Niente, questo mi carica in macchina e ce ne andiamo dentro questa macchina. E lui continua a dire: ma se vuoi, ci possiamo fermare in un bancomat, puoi prelevare. Perché comunque io ero a un bivio. Quando la polizia mi ha preso, io potevo fare o il finto tonto, cioè quello che non parlava la lingua e non capiva niente, o mi dichiaravo: senti, capisco tutto quello che stai dicendo, visto che parlo spagnolo, cerchiamo una mediazione. Io, diciamo, istintivamente ho preso questa seconda via, quella di dire: ah, capisco tutto quello che dici, quella, perché all'inizialmente sto poliziotto, insomma, non capivo dove voleva andare a parare. Io già pensavo: ah, ma come si fa a chiamare l'avvocato, l'ambasciata, devo chiamare i miei, questi mamma, cioè dentro di me c'era un turbinio di storie. Comunque, alla fine questo gira comunque intorno, 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 perché mi voleva, in pratica, sai, la polizia è corrotta, lo sappiamo benissimo, in tante aree del Sud America, insomma, voleva soldi questo, aveva visto che era un gringo e pensava in questa maniera di intimidirmi e scipparmi quattro soldi, non sapendo che io ero combinato peggio di lui, perché io non avevo una lira, ma avevano rapinato, non avevo il biglietto di ritorno ed ero nella merda, peggio di lui. Quindi questo tipo, vedendo che io gli ho detto: io bancomat non ne ho, e lui mi fa: andiamo all'hotel. Faccio: ma io non sono manco in un hotel, faccio solo ospitato da quelli che i tuoi amici hanno appena arrestato, quindi non so manco dove andare. Insomma, questo qui non si fa convinto finché non parla via radio con un suo collega. Io sento benissimo. Alla fine mi fa: ma questo lo portiamo al commissariato, non lo commissariamo, c'è cioè questo europeo. Quello si sente poi a viva voce, gli dice: senti, se non hai prove, mettere un europeo dentro, quello sai che è un casino, quella lascia perdere. Vabbè, tutto questo perché comunque io gli ho mostrato, grazie a Dio ce l'avevo quelle quattro cose che mi servivano, gli ho mostrato la famosa denuncia, ecco perché mi servì, Ah, che ecco. era dichiarare il fatto che ero stato rapinato e non avevo una lira. Quindi quello ha iniziato a sospettarmi: ah, una denuncia, però non mi sta dicendo che se non avessi avuto la denuncia avrebbe insistito, che per loro Certo. l'europeo è soldi, Certo. oppure mi avrebbe portato al commissariato per dire: ah, chiama la tua famiglia. Però, capito, era poi troppo losco, io non lo so dove voleva andare a parare. Fatto sta che a un certo punto ha capito che ero più scappato di casa di lui e decide, lo stronzone, di lasciarmi praticamente in periferia. Ma ha detto: ora sono cazzi tuoi. Quindi saranno state, immagina, ci hanno praticamente preso intorno alle 3 del mattino, saranno state le 5 del mattino, e
mi ritrovo in una praticamente favelas alla periferia di Città del Messico, sconforto, con la polizia mi ha detto: vabbè, scendi in mezzo alla strada, ora so cazzi tuoi, perché non gli ho dato i soldi, ho detto almeno ti rendiamo la vita difficile. E io scendo alla macchina, mi guardo intorno, vedo una tiendita, c'è cioè un negozietto di questi qui che stanno aperti tutta la notte. Entro dentro e gli spiego la situazione alla signora: senti, io mi siedo qui accanto a lei, c'è cioè una signora, ho detto, finché non albeggia, perché sennò sono carne morta. La signora capisce la situazione, mi offre pure un caffè, quant'altro. Chiama un suo parente che era tassista, e la mattina questo tassista mi accompagna fino alla prima fermata della metro, perché eravamo veramente alla periferia, un posto pericolosissimo. E devo dire che mi hanno super aiutato le persone, ma lì comunque spuntava l'ultimo grande problema della mia vita, che era quella di recuperare Il le mie biglietto. cose. E soprattutto avevo lì il mio passaporto. E ora questi dove cavolo vivono? Che io non avevo preso l'indirizzo, ero con loro, ero tranquillo, non è che tu vai a cercare le cose. No, non era uno smartphone, non potevi cercare una posizione, c'era niente, nudo e crudo. Quindi che faccio? Io, siccome sono un osservatore, proprio per salvare la pellaccia, mi ero reso conto che lì vicino dove abitavano questi tipi c'è un elemento distintivo di Città del Messico, c'è una specie di grattacielo che si vede da un ponte che ha l'ultimo piano che gira, che ruota. È una cosa proprio che ci credo anche in qualche altra città. Che era super strano per me, questo ultimo piano che ruotava, che era il ristorante, tra l'altro. Quindi ho preso, capito, mi ricordavo sto ponte, questa posizione, lì vicino c'era la strada. Quindi che faccio con i miei pochi soldi? Compro una mazzetta, e non scherzo, tipo 10-12 biglietti della metro. E inizio a tipo talpa, perché lo costavano pochissimi, tipo 2 pesos, meno di 50 centesimi un biglietto della metro. Quindi compro proprio un pacchettino e inizio a sbucare tipo talpa dalle varie fermate della metro, guardarmi intorno per vedere se azzeccavo più o meno la prospettiva giusta di questo palazzo, perché ero disperato, cioè ero disperato. Nel frattempo l'altra email ho scritto al mio amico, mi stavano arrestando, quello era scioccato, capito? Mi ha detto, ma senti, ma l'email normale non me la mandi, quello era cagato addosso, ma devo chiamare la famiglia, facciamo temporeggia, ma ancora non ho il biglietto di ritorno, capito? Questa è l'email che mi scambiavo con l'Italia. Fatto sta che alla fine, ragazzi, dopo una giornata, ma veramente una giornata, sbuco dalla prospettiva giusta, mi raccapezzo incredibilmente, ritrovo la porta di casa di questo tipo qua. C'era suo padre, perché l'appartamento, diciamo, di svago dei figli, ma era accanto alla casa. Io, in paranoia, ho detto: Maria, ora gli devo dire a suo padre che i figli sono stati arrestati, o lo sa, gli ha chiamato la polizia, quindi io mi presento io, signor Nessuno. Ah, scusate, se qualcuno mi apre, devo recuperare i documenti, ma suo figlio è stato arrestato, mi dispiace dirglielo. E tipo mi fa: sì, è la quinta volta, tranquillo, 5 giorni e poi li mandano via. Oh, benissimo, benissimo, fatto sta, morale della favola, che recupero i miei stracci, me ne vado in un hotel questa volta, ovviamente di zero categoria, perché ho detto a me basta più sta storia. Mi erano rimasti sti dischi e me ne vado a sto mercato allucinante, si chiama Mercato del Cioppo, che è un mercato dedicato solo alla musica di qualsiasi tipo, che fanno ogni domenica lì, che era l'ultima domenica che ero lì. Incredibilmente riscuoto un successo pazzesco, tipo vendo sti CD, queste cose direttamente all'Italia, mi fanno pure l'intervista alla fanzine musicale, perché erano dei pochi fuori di testa, diciamo, metal, punk, ascoltava sta musica, che avevo portato del materiale da scambiare lì, questi erano impazziti, faccio un sacco di amici e basta, morella favola, poi torno alla KLM, in qualche maniera mi rifanno il biglietto di ritorno e l'ultima notte ho finito soldi, tutto, eccetera, eccetera, prendo l'aereo di ritorno per l'Italia. Il resto è storia, perché poi sono tornato e il mio amico mi ha guardato e mi ha detto: io non ti mando più da nessuna parte, se questo è il risultato. Però c'è una morale, e con questo vi racconto. La morale è questa: che incredibilmente io non sono tornato scoraggiato, anzi, cioè non è che sono tornato dicendo: ah, non andrò più in Messico, è pericoloso, mi è successo questo. Io invece mi sono reso conto che avevo collezionato prima di tutto una serie di ingenuità da europeo, cioè A, di pensare che il mondo è tutto buono, il mondo non è tutto buono. B, che puoi fare quello che fai a casa tua ovunque, e non è vero neanche questo. Tipo, sconsigliatissimo fare autostop, confermo. Sconsigliatissimo campeggiare in tutta Latina America, sconsigliatissimo e lo confermo.
tanti altri atteggiamenti stupidi che potevo evitarmi e che mi potevano salvare sicuramente di più la situazione. E in ultimo, non sono tornato appunto a chiudermi nel mio guscio. Io ho detto: ma cavolo, ma è stata un'avventura stupenda. È stata la vita vera, è stato quello che io non trovavo più in Europa, cioè proprio l'avventura, la semplicità della gente, il fatto di poter risolvere situazioni, vedi, paradossali anche con un minimo di simpatia. Fatto sta che tutto questo invece poi ha generato la mia voglia di fare un'esperienza più approfondita, quindi tornato da questa avventura rocambolesca, abbandonai senza più alcun dubbio il dottorato perché non mi rendeva felice, quindi non l'ho terminato, e invece ho fatto una domanda poi per andare a insegnare in America Latina, cosa che fu accolta perché non ce l'ho andata nessuno, e poi da lì iniziò la mia grande avventura in Ecuador, che mi occupò quasi 3 anni della mia vita e che mi ha portato invece a vivere in luoghi ancora, se vogliamo, più selvaggi e pericolosi. E tutta questa esperienza mi ha fatto vivere bene in quei luoghi, quando gente dopo una settimana scappava, prima appunto pistola puntato, prima assalto al bancomat, insomma, mi ha fatto diventare tutto molto più scaltro e molto più integrato, secondo me, proprio col mondo, quello che io reputo vero, cioè quello che è più preponderante. Cioè, non è che l'Europa fa un esempio, l'Europa è un unicum come può essere gli Stati Uniti, gran parte del mondo. Secondo me è come il Messico, prendi tutta l'America Centrale, Sud America, tutta l'Africa, gran parte del sud-est asiatico, insomma, l'India, per non parlare del Medio Oriente. Se non ti sai destreggiare in posti come questi, diciamo, secondo me non vedi una parte di mondo fondamentale, fondamentale. E questo lo rifletto, per esempio, in tanti viaggi che ho fatto pure in Africa, no? La gente mi va a dire. Mi viene a dire, ma tu cosa vai a vedere lì, non essendoci monumenti importanti, piuttosto che magari reperti archeologici? Mi chiedono spesso, ma vai a vedere la povertà anche in Sud America, no? Non è che tutti hanno il casco coloniale intatto, no? Io invece gli dico sempre, io vado a vedere la verità, che è ben altro che cercare di capire le condizioni di queste persone. Vai invece in comunione con queste persone. Mi sento molto più a mio agio ormai, dopo tutti questi anni di esperienza, in quei paesi che si definiscono poveri, sottosviluppati, questa parola non esiste più, sono quasi tutti sviluppati. Ma io invece vedo un'altra forma assolutamente di sviluppo che non riesce ad adeguarsi a questi modelli americani, europei, dove poi sono tutti tristi. Sapessi quanto poi nelle altre avventure, quante persone agiate, ricche, dei posti più ricchi dell'Europa, come Inghilterra, Germania, Svizzera, non hai idea di quanti ne ho beccati poi nella giungla amazzonica con un lodge per accattare quattro turisti che vengono in orto ogni 1.000 maglie, cambiare completamente vita, ecco, quindi. Ma quindi ti faccio una domanda finale. Vabbè, hai vissuto questa esperienza incredibile. Il tuo approccio al viaggio sostanzialmente è sempre stato questo, cioè quello di toccare con mano anche queste situazioni un po' più estreme, un po' più. Cioè, non è che quel tipo di esperienza ti ha fatto dire mai più, cioè ti ha fatto dire mantengo lo stesso approccio, però in maniera da evitare pericoli molto più grandi. Ma insomma, non è così vero perché poi ho combinato tante di quelle stronzate negli altri viaggi che potrei raccontarti di tutto, di più. No, più che altro mi ha fatto venire la voglia di continuare, Ecco, certo. no, infatti questo volevo Diciamo che capire. acquisisci delle conoscenze, delle competenze che ti fanno poi affrontare il viaggio in maniera più scaltra, secondo me. Ecco, semplicemente questo, non più assennata, che poi se cerchi l'avventura e ti piace, ovviamente l'avventura crea un grado di rischio, Certo. quindi diciamo questo grado di rischio è reso più soft perché sei più consapevole, non perché cerchi una sicurezza. Capito? Anzi, devo dire che non la cerchi sempre meno, perché più acquisisci delle conoscenze, più la frontiera di guerra ti fa meno paura, l'arma ti fa meno paura. Ecco, per esempio, molti mi chiedono anche questa storia, ma tu non hai paura? Che questo è stato uno degli episodi, mi è successo di tutto di più anche in altri viaggi. La cosa strana è che io non ho paura, non ho paura, mi fa più paura, credo,
la routine o comunque il modo di vivere europeo attuale, dove proprio devi sempre guardare assolutamente il fattore economico, sei sempre alla ricerca di una sicurezza, questa famosa sicurezza. Ecco, se tu vai all'avventura smonti le sicurezze, quindi non cerco questo concetto che già con cui ci sono nato e di cui sono stato proprio pervaso. Chiunque, mia madre per dire, la famiglia, chiunque mi viaggio. Diciamo, si terrorizzano loro al posto mio, ma poi ho avuto anche ho una famiglia, ho un figlio piccolo che ha già visitato quattro continenti, è stato ovunque, buttato in mare aperto a vedere scuole balena, è stato nella giungla, ha fatto tutto e tutti i genitori europei giustamente mi dicono: ma scusa, ma secondo te è responsabile fare una cosa del genere? E gli dico sempre: guarda, lo pensi tu, perché se avessi l'esperienza che ho io lo faccio perché so rispondere, ecco, alle emergenze, per esempio, questo è un altro fattore importante. Risolvere i problemi in maniera pratica e veloce fa parte del viaggio, per cui se è un problema lo affronti e cerchi di risolverlo e il cervello deve scattare in 2 secondi, perché spesso e volentieri i margini di riflessione sono pochissimi. Quindi certo, mi assumo tutti i rischi, tutte le responsabilità, ma diciamo che lo preferisco diciamo, alla sedentarietà totale o a vivere un mondo che mi dà quelle sicurezze che poi alla fin fine mi annoiano. Cioè, io ho fatto di tutto per smontarle, non vedo il motivo di ricostituirle. Mi sento anche mentalmente più libero, ecco. Che per esempio, sai, una persona normale con questo chiudo, magari, per esempio, io no, ho sempre una situazione lavorativa, appunto per la vita che ho fatto, abbastanza precaria. Avessi voluto, mi sarei integrato meglio nel mondo del lavoro, però la mia riflessione è sempre quella: guarda, se perdo il lavoro, che ne so, mi prendo 3.000 euro e posso stare tranquillamente 6 mesi in Sri Lanka, capito? Cioè, deve anche avere queste Certo, dinamiche. certo, Il mondo certo. diventa più ampio e può trovare anche delle soluzioni B a poco prezzo. Cioè, non credo che uno che sta tutta la sua vita in fabbrica possa, diciamo, facilmente quantomeno pensare a una cosa del genere, capito? Cioè, ti apri altre porte. Apri altre soluzioni che non sono più il diktat che ti impongono, diciamo, comunque qua in Europa. Se non produci non sei nessuno. Puoi anche trovare delle soluzioni lì, puoi tornare come ho fatto io e te ne puoi anche andare. Quindi mi lascia anche una certa serenità in questo senso, l'avventura. Grazie Giuseppe, ci hai raccontato una storia veramente incredibile e ci dai lo spunto perché mi sa che dovremmo raccontarne molte altre, tu ce ne dovrai raccontare molte altre, quindi intanto chiudiamo con questo racconto che fa indubbiamente molto riflettere su un approccio, un'idea di viaggio completamente diversa. E anche su un modo di essere, di vivere le cose in maniera completamente diversa, e su cui sicuramente bisogna riflettere, perché è chiaro che tutti stiamo in una zona di comfort quando viaggiamo, quando ci muoviamo nella nostra vita, esiste una prospettiva diversa a cui non tutti siamo adatti, ma che è opportuno considerarla, prenderla in considerazione. Quindi grazie Giuseppe, e a questo punto alla prossima. Grazie a te Davide, certo, alla prossima, al prossimo Al racconto. prossimo racconto.